Siamo qui con Beppe Severgnini, giornalista e scrittore italiano che ha avuto diverse esperienze anche all'estero, non soltanto in Italia. Volevo chiedere come viene percepita la stampa italiana all'estero? Vedi Maria, la stampa italiana è scritta in italiano e se per stampa intendi media, quindi anche la rete, anche la televisione, anche la radio, la voce è italiana. E questo limita il mercato. Detto ciò, all'estero sanno benissimo che il Corriere della Sera è un grande giornale paragonabile a Washington Post o Times o su Deutsche Zeitung, e invece ci sono magari giornali meno grossi e io credo anche, sinceramente, forse un pochino meno affidabili, nota il mio understatement. Chiarissimo. Per quanto riguarda i modelli di business che vengono attuati dai giornali, quelli che sono stati inventati, diciamo, negli Stati Uniti, possono funzionare in Italia? Beh, io la domanda è se funziona negli Stati Uniti. Il vero problema del nostro mestiere oggi è farci pagare il lavoro in rete. Questo è un problema industriale che stiamo affrontando anche qui al Festival del Giornalismo. In tutti i convegni, in un modo o nell'altro, salta fuori questo problema. La vecchia idea, scriviamo su un quotidiano, la gente lo compra in edicola e da lì viene il nostro reddito, è un modello in grandissima crisi. E le alternative americane non è che hanno avuto tanto successo. Wall Street Journal sul fatto di far pagare le notizie avanti e indietro più volte. E il Financial Times e l'Economist sono, per esempio, per stare al mondo anglosassone, sono di fatto delle newsletter per me fantastiche. Tra l'altro ho scritto per uno e adesso scrivo per l'altro, per il Financial Times, però riservate a un pubblico molto interessato a certi argomenti, politica internazionale, la finanza internazionale, problemi globali, e quindi si rivolgono a un pubblico molto specialistico. Per il pubblico generico è un problema vero, per me la risposta non è ancora arrivata e passerà, credo, per la pubblicità e soprattutto per gli strumenti su cui andranno queste notizie. La gente non paga e non pagherà mai Corriere.it sul computer, ormai è troppo tardi, ma la gente paga volentieri il Corriere su iPhone o su iPad perché ha uno strumento nuovo e la richiesta di pagamento è del tutto ragionevole per il servizio che ottieni. Per quanto riguarda invece appunto la crisi della stampa tradizionale come viene intesa, il giornale da comprare in edicola, certe statistiche rivelano che i lettori sono sempre di meno. Come mai? Perché tu, se non sbaglio, hai 22 anni, io ho un figlio di 19 anni, qua è pieno di ragazzi e ragazze che hanno un'età che comincia per due e la vostra generazione non è abituata a leggere sulla carta. E anche se poi magari dite il contrario, perché se tu magari sei innamorata della carta, però la grandissima maggioranza di voi ha ormai un'abitudine, una dimestichezza con lo schermo in tutte le sue forme, è impressionante. Io mi ricordo di aver intervistato Bill Gates nel 98 e Bill Gates mi disse: guardi, arriverà un momento in cui c'è una generazione per cui trasmettere le idee battendo su una tastiera sarà molto normale, al punto che non hanno più neanche bisogno del comando vocale, perché sarà ancora più facile così. E arriverà un momento in cui sarà uno strumento, una tavoletta, mi disse, che supererà i giornali. Il problema è che poi si è fatto fregare perché l'iPad l'ha inventato Steve Jobs e non l'ha inventato lui. Però l'avevano già capito per tempo che il passaggio è questo. E io credo che è una strada, non si torna indietro. Io ho passato i 50 anni, ti assicuro che io ormai leggo i giornali di carta, sulla carta, un terzo di quanto li leggevo quando avevo la tua età, forse un quarto. Sono altrettanto informato, forse di più, però io non mi ricordo nemmeno se un giornale l'ho letto sull'iPad, sull'iPhone, sul computer, o mi è arrivato via Twitter o con la carta, non lo so, e forse non è neanche tanto importante. L'importante è: qual è il modello di business? Cioè, come ci facciamo pagare il nostro lavoro? Vedi, si torna sempre lì. Quindi fondamentalmente il famoso discorso dell'integrazione tra le informazioni che sono da pubblicare sulla carta stampata e sul digitale di fatto decade. Per me sì. Io dovessi fare un titolo per il Festival del Giornalismo dell'anno Venturo, un titolo generale proporrei a Arianna e Chris: il giornalismo online è morto. Questo è il titolo. Perché non bisogna più parlare di giornalismo online. Il giornalismo c'è e trova, è come l'acqua che scende da un torrente, poi trova le sue strade, le sue vie, i suoi rigagnoli. E naturalmente il giornalismo là non è un rigagnolo, è un altro torrente. Però, ripeto, quello che io faccio, se lo dico dentro quella telecamera, se lo dico alla radio con Cruciani poco fa, se lo scrivo sul Corriere come c'è stamattina, se lo metto su Twitter come ho appena fatto, io credo che qualcuno debba dire: quella è la voce di Beppe Severgnini.
è bravo, è interessante, è odioso, non mi piace, benissimo. Però se io invece sembro una cosa diversa, è terribile. Poi la mia abilità sarà trovare tempi, modi diversi, lunghezze diverse, voci diverse, ma sono modulazioni di frequenza, se vogliamo, all'interno di un lavoro che è il lavoro legato al mio nome, alla mia esperienza. Mi spiego? Assolutamente sì. Qual è la sua dieta mediatica? La mia dieta mediatica è cercare di essere sintetico quando parlo, scrivo, racconto e cercare fonti sintetiche. Io credo che Tacito dovrebbe essere il nostro, la star, la rock star di questi tempi. Tacito, lo scrittore latino, perché quasi tutti vanno lunghi. E invece penso che abbiamo bisogno di informazioni efficaci. L'efficacia porta ironia, porta semplicità, porta chiarezza, porta tante belle cose. Chi va lungo sbaglia e annoia. E siccome Maria, tu ed io non dobbiamo annoiare, salutiamo tutti. Ciao. Grazie mille, davvero. Bene.